Benvenuti a questa nuova puntata del Podcap. Quest'oggi ho un ospite molto speciale perché è proprio il caso di dire che ricordo che quando ero ragazzino avevo i suoi poster attaccati in camera. È stato un punto di riferimento e lo è ancora per tanti appassionati del settore della pesca sportiva. È un pescatore a 360 gradi, non pratica solo la pesca a mosca, ha portato praticamente un grande riscontro al carfishing in Italia, portandolo agli onori della cronaca sin dagli anni 90, quando era proprio ai primordi questa tecnica, e oggi è quanto mai soprattutto concentrato sulla pesca a mosca. Sto parlando di un pescatore del calibro di Roberto Ripamonti, che ha accettato il mio invito ed è qui a parlarci della sua passione, delle sue origini, di ciò che lo lega alla pesca a mosca e soprattutto di tutto quello che riguarda il movimento della pesca in Italia. Quindi sigla e parola a Roberto. Allora, eccoci qui con Roberto Ripamonti. Roberto, innanzitutto è un onore averti qui perché, come parlavamo prima a microfoni spenti, per me è una situazione un po' strana perché al pari di altri ospiti che ho avuto qui a Podcap, io ero un ragazzino che sognavo un giorno di poter fare quello che faccio nella pesca, non pensavo di poterlo fare, in questa maniera così, tra virgolette, professionale e soprattutto a casa. Sognavo, grazie alle riviste tue, i poster tuoi, pescare, eccetera. Quindi averti qui con me oggi mi fa quantomeno un po' effetto. Quindi, innanzitutto, benvenuto a Podcast, Roberto. Grazie Gabriele, devo dire che il tuo sogno si è realizzato e lo stai sviluppando in modo assolutamente eccellente. Io ti seguo da tanti anni, ci conosciamo da tanti anni, devo dire ormai, e devo dire la tua crescita professionale è adeguata alla tua bravura, quindi complimenti a te per quello che stai facendo perché è fondamentale avere personaggi del tuo livello, della tua passione fondamentalmente, e senza compromessi. Per portare avanti dei discorsi belli, come sono quelli in questo caso della pesca a mosca, ma della pesca a 360 gradi. Quindi, grazie a te per avermi incluso in questo tuo podcast, mi fa veramente molto piacere. Grazie Roberto, queste parole mi fanno quasi arrossire come lo sfondo che ho dietro, mi fa veramente tanto piacere, perché poi questo è uno spazio che noi dedichiamo prevalentemente alla pesca, però chi segue Podcap, alla pesca a mosca, chi segue Podcap sa che non parliamo solamente di pesca a mosca, perché alla fine io scherzando dico sempre, no, che la pesca è bella tutta e tu meglio di chiunque altro lo sai perché sei un pescatore a 360 gradi. Noi pescatori, io onestamente c'è una guerra, tra virgolette, passatemi il termine, che porto avanti da qualche anno, da sempre praticamente, in cui non mi sento parte di un'elite perché pesco a mosca. Semplicemente io dico che pescare è bello tutto, no? Poi ci sono diversi modi per farlo. La pesca a mosca è un metodo più affascinante probabilmente rispetto ad altri, per chi piace questa tecnica ovviamente, è un po' come grattarsi questo orecchio qua, possiamo grattarlo in questa maniera qua o possiamo grattarlo in quest'altra maniera qua. Ecco, io penso che noi pescatori a mosca siamo un po' quelli che ci piace grattare l'orecchio in questa maniera qui, perché magari quel pesce che prenderemmo con la ninfa o con la secca lo potremmo prendere anche con un cucchiaino o con una gomma. È semplicemente una scelta personale che abbiamo, quindi anche questa cosa qui che porto avanti è una questione che a me non interessa se uno pesca solo a mosca o fa altre tecniche. L'importante è che quando pesca a mosca poi decida di farlo con i crismi della pesca a mosca. Certo, sono Nel tuo d'accordissimo. caso, nel tuo caso, tu in realtà hai iniziato una vita fa praticamente a pescare, ma una vita fa anche a pescare a mosca, o sbaglio? Sì, difatti, ti ringrazio di questo. Guarda, l'abbiamo visto prima nel fuori onda. Questo è un Hardy Marquis, comprato nel 1973. In quel di Treviso, all'epoca mio papà era il comandante del 51esimo Stormo Istrana, quindi provincia di Treviso. Io conosco un appassionato di pesca, venivo da Roma, avevo fatto le medie a Roma, dovevo fare le superiori lì, però ero appassionato di pesca. La prima cosa che ho fatto, ho preso la bicicletta e sono andato a vedere il Sile. Poi ho scoperto che c'era sulla rivista Pescare un ragazzo di Istrana, dello stesso paese che scriveva, si chiama Carlo Bacchion. E lo contatto naturalmente. E mi fa vedere la pesca a mosca. Decido, avevo due alternative.
diventare musicista, bassista, perché lì c'era un gruppo di ragazzi più grandi di me che suonavano in un gruppo rock che facevano Deep Purple, e mi ero messo da parte dei soldi andando a vendemmiare. Decido di prendere il treno per andarmi a comprare il basso. Vado nella stazione di Strana, monto sul treno, scendo dal treno a Treviso, faccio 200 metri e dico: ma sei sicuro di volerti comprare un basso? Giro a destra, vado in questo negozio che adesso è un'armeria, poco prima del ponte sul Sile, che è una riserva di pesca a mosca, mi compro questo e mi compro una Jet Hardy che è lì dietro di me, una canna in fenolico, una 8 piedi e mezzo, 8 piedi e 6, coda 4 o 5, pesantissima, e con quell'inizio, 1973, insomma è un po' di anni. Poi dopo tu hai allargato ovviamente le tue vedute sulla pesca, o diciamo che ti sei specializzato in diversi settori della pesca, fra cui penso che non me ne vogliano le altre tecniche, penso che la tecnica in cui la fai da padrona sicuramente è il catfishing, che è stato un po', tra virgolette, una tecnica che, diciamo, passatemi il termine, ti vede tra i suoi padri in Italia sicuramente, quindi uno dei primi a farla, uno dei primi a soprattutto a pubblicizzarla, sì. Oggi vede tantissimi appassionati proprio di questa tecnica. Qual è il tuo rapporto con la pesca a mosca e con la pesca in generale? Tu so che sei anche, adesso sei in pensione, mi hai spoilerato questa cosa qui, però sei comunque un pilota di aereo e un istruttore degli sci, di sci. Sì, sì, diciamo che sono multitasking. Esatto. Allora, guarda, il rapporto con la pesca a mosca è molto semplice. La pesca a mosca è senza dubbio la pesca in cima alla mia piramide. Quando io sono arrivato a Treviso a pescare a mosca, ho cercato di imparare con questo Carlo Bacchion, meraviglioso, con cui sono rientrato in contatto, tra l'altro, da qualche mese, ho trovato un muro. Il muro era i pescatori a mosca, che non ti spiegavano niente e non ti insegnavano niente. Questo mi ha un po' allontanato, quindi sono diventato un autodidatta con questo amico Carlo. Dopodiché, nel proseguo della mia carriera, sono tornato a vivere a Roma. Pesca a mosca molto difficile, ero piccolino, facevo le superiori, non avevo la possibilità di avere un mezzo di trasporto che non fosse una bicicletta, abitavo all'epoca la Balduina. E poi Accademia Aeronautica, Pozzuoli, anche lì pesca a mosca molto difficile. Poi divento pilota, da prima allievo pilota, poi ero istruttore, ma sono in Puglia. Ebbene, in Puglia, anni 86, 90, 89, in quegli anni lì, ho iniziato il catfishing, praticavo la pesca dalla spiaggia in un modo un po' così, ma ho cercato di pescare a mosca perché era quello il mio impulso. Prendevo la mia macchinetta con la mia Hardy, il mio Marquis, mi facevo questi 60-70 km, andavo sul fiume Ofanto. Sul fiume Ofanto andavo a pescare i cavedani a secca. All'inizio li prendevo piccoli, ma per me già prenderli piccoli era meraviglioso. Notare che nell'esperienza precedente di pesci non avevo mai presi a mosca. E quando ero piccolino andavo a pescare nel Piave, ad esempio, o nel Sile. Poi sempre più grandi. Poi chiaramente è subentrato il catfishing e il surf casting in contemporanea e le gare di lancio tecnico. Quindi la pesca a mosca è rimasta in un angolino. Voglio farti vedere una cosa curiosa. Questa è una scatoletta molto preziosa, questa è tutta la serie Devo, eccola, la serie Devo che ho costruito e che tengo qua gelosamente, che ho costruito mentre ero in accademia, perché in accademia io non potevo andare a pescare, e costruivo Devo e costruivo tutte le tradizionali, quindi puoi vedere tutte le ricette, le costruzioni originali degli anni 80-84 mie, che nascono da una serie di libri, perché io sono anche un collezionista di libri. Ad esempio, molte costruzioni da questo manuale della Orvis, ne ho due rarissimo che ho, ma ancor di più, guarda, ti faccio vedere cosa ho tirato fuori, perché lì è stata la mia passione, a parte chiaramente questo, e questo, che è leggenda, difficilissimo da leggere. Ma poi, chiaramente, tra l'altro, avendolo conosciuto, Lumini, fotografie di Gigli, disegni, dizionario di mosche artificiali. Quindi stiamo parlando, stiamo parlando di una cosa fantastica, sai perché? Perché qualche tempo fa parlavo proprio durante un podcast a proposito di questa cosa qui, no? Del valore di un libro, perché oggi, vedi,
io sono un po' l'emblema di questa cosa qua, no? Ti aiuto a... mi sono molto ritrovato in questo, non ti ho interrotto perché cerco sempre di non interrompere l'interlocutore, ma il discorso è una cosa su cui mi trovi tantissimo d'accordo, perché oggi come oggi, quando io ho iniziato a fare il canale YouTube, mi sono trovato di fronte a un bivio, no? Perché, come hai detto tu, spesso c'era la tendenza da parte, devo dire la verità, un po' in disuso ormai questa cosa qua, dei moschisti di fare un po' nicchia sulle cose, no? E questo porta le nuove leve a non avvicinarsi alla pesca a mosca o a spaventarsi. Ancora oggi molte persone mi dicono madonna, pesca a mosca è così difficile, lo farei tanto ma è difficile. La risposta mia è sempre la stessa, cioè, guarda, è difficile iniziare magari perché ci sono dei parametri che devi scoprire, diverso il lancio, diverso l'approccio, quello che vuoi tu, però una volta che la fai è una pesca, cioè una volta che la sai fare, a me riesce facile come... anzi forse riesce più facile a mosca che a spinning per certi aspetti, quindi e però la difficoltà che avevano era proprio quella di reperire informazioni atte a poter iniziare in maniera adeguata il proprio percorso nella pesca a mosca. E allora ho detto, sapete che c'è? Quel poco che so, che è pochissimo rispetto a quello che ancora devo scoprire della pesca a mosca, lo voglio condividere con i ragazzi su YouTube. E sta cosa, ti dico la verità, all'inizio mi ha creato un po' di problemi, perché ho trovato un po' di ostracismo da parte soprattutto della vecchia guardia, che non vedeva di buon occhio questa cosa qua, perché era un po' il segreto di Pulcinella, nel senso, sono quelle cose che se finché nessuno la sa... guarda, voglio fare un esempio brutto, però un esempio che rende bene l'idea. Io sono convinto che alcuni paesi mondiali vengono mantenuti tra virgolette nella fame perché ai paesi più ricchi fa comodo, e finché loro stanno nella fame tu riesci a sfruttare meglio le loro risorse. Ecco, io penso che, fatte le dovute proporzioni ovviamente, questo sia la stessa cosa che si è verificata nella pesca a mosca, cioè mantenere il più possibile il livello di ignoranza alto per poter far sì che chi praticasse questa tecnica fosse considerato una sorta di, passami il termine, divinità. Io invece sono andato contro questa cosa qua, e di questa cosa qui ne abbiamo parlato in diversi podcast su questo argomento, e uno degli argomenti è stato proprio il discorso libri, perché oggi tu apri YouTube, vedi il video di Roberto che ti spiega le cose, vedi il video di Gabriele che ti spiega le cose e risolvi tante cose. Ma a Gabriele e Roberto chi gliela spiegate le cose, al di là dei maestri che uno può avere? Ragazzi, dovete leggere i libri. Oggi non è un reato leggere un libro, collezionare libri come fa Roberto e come faccio anch'io con la libreria piena, è una cosa fondamentale, perché i libri sono un bene che vi consentiranno anche di migliorarvi come pescatori a mosca. Quindi va bene i video, va bene YouTube, va bene tutto, ovviamente bisogna andare a pesca, sennò la teoria resta staccata. La teoria. Certo. E i libri però sono una cosa importante. Mi fa piacere che hai tirato fuori questo argomento, scusami la digressione. No, guarda, hai centrato completamente. Tu pensa una cosa, Gabriele. Io ho deciso di mettere dei miei video di pesca a mosca, che me li faccio da soli, perché non sono quelli che faccio con la struttura tradizionale con cui registravo per pesca, caccia e pesca, pesca TV e successivamente o attualmente per Italian Fish TV. Quindi sono tutti fatti per me, da me, delle mie esperienze di pesca a mosca. È un mio divertimento personale, per aggiungere un po' di pepe sulla mia uscita di pesca, no? L'avere anche una telecamerina che mi riprende, un mio ricordo, l'ho messo su YouTube. Qualche tempo fa ricevo un post, una lettera, non mi ricordo, sui social da parte del gestore di una pagina, credo Facebook, sì, Facebook, che mi dice: io non condivido minimamente il tuo modo di proporre e di divulgare la pesca a mosca. Dico: oh santo Dio, cosa ho fatto di male? Poi insomma, i titoli, l'esperienza l'avrei accumulata, ma si tratta di mie esperienze personali. No, perché tu parli di streamer, parli di ninfa, parli di secca, parli di cose che non stanno né in cielo né in terra. Dico, ma non condivido minimamente questo punto di vista. Che punto di vista è? No, guarda, io sono dell'idea che la pesca a mosca deve rimanere un'elite per pochi, perché altrimenti, guarda, intanto non ci siamo proprio. Parliamo proprio due lingue diverse. Dico, poi ti prego di non insultarmi, nel senso che io ho 35 anni che faccio divulgazione nel mondo della pesca a mosca. Quindi ci si avvicina alla pesca a mosca perché è una tecnica di pesca come tutte le altre che voi avete messo su un gradino troppo alto per la maggior parte delle persone. Io cerco di riportarlo per dov'è. Una volta che ho imparato a lanciare, e ci riesce chiunque a imparare a lanciare, bene o male, non devi sapere la TLT o saper fare
qualsiasi altra tecnica di lancio vuoi mettere, perché noi siamo dei fanatici di quello, ci sono anche quelli e sono, hanno tutto il mio rispetto. Tanto io a giugno farò il corso da istruttore per la SIM, quindi vedi che ho anch'io un indirizzo in tal senso. Ma ci avviciniamo alla pesca a mosca, e se non prendiamo neanche un pesce, la pesca a mosca l'abbandoniamo. E uno ricomincia a streamer, allora vai a dire, gli dissi, a Matteo De Falco, che fa video di streamer, che non è un pescatore a mosca. Vai da qualsiasi moschista, Luigi Brunelli, Stefano Sabatelli, tutti quelli che ti pare, che pescano una ninfa, che loro non sono moschisti. Abbi il coraggio di dire questo. Vieni, vai da Roberto Trabucco, che pesca, ha preso più permit di tutti in Italia, di dimensioni, non è un pescatore a mosca, perché lui pesca a mosca, utilizza magari gambe minnovi. Quindi ti prego, se vuoi che la pesca a mosca sia potabile, dico, sappi una cosa, c'è un'azienda italiana che ha investito nella pesca a mosca, non voglio fare pubblicità, ha messo gli accessori di pesca a mosca a un livello di prezzo potabile affinché la pesca a mosca diventasse accessibile a tantissimi. Lo fa proprio perché, facendo un lavoro di divulgazione della pesca a mosca, dallo streamer alla ninfa al laghetto alla secca, tutti si possono avvicinare. Poi, dopo che hai fatto le tue esperienze, vuoi essere un pescatore a secca 7-6 TLT coda 3 integralista islamico, va benissimo, anch'io amo pescare a mosca secca. Ma se vado in Mongolia, come ho fatto a giugno, e c'è il fiume con 5 metri e mezzo di profondità, ma che peschi a secca? Così prendi 30.000 temoli da 8 centimetri, 20 centimetri, peschi con due ninfe da 5 e mezzo, perché altrimenti tu il fondo non lo raschi. E se non sei capace a farlo, i pesci lì non li prendi. E se andati in Mongolia, perde tempo. Idem se vai... E spendi un sacco di soldi. Adesso andremo in Patagonia a novembre, andiamo a Jurassic e a Barancè al fiume, e mica pescheremo a secca, e lì peschiamo a streamer. Guarda, sai cosa penso, Roberto? Scusa che ti interrompo. Penso che la visione, e questa persona che ti ha contattato, che permetto che non so chi sia e non voglio nemmeno sapere, è il concetto che è importante, non la persona. Però come tu sai benissimo, questa visione qua purtroppo è una visione che non è l'unico ad avere. Fortunatamente non è la maggioranza. Io credo, e mi prendo la responsabilità di quello che sto dicendo, che sia una visione dettata dalla scarsa esperienza che uno ha nel settore proprio della pesca a mosca. Perché se tu hai girato abbastanza, se tu sei andato in giro a destra e a sinistra, se tu hai cambiato fiume, io penso sempre, chi pesca sempre sull'aniene, chi pesca sempre sul volturno, chi pesca sempre sul sesia, e prendono pesci grandi su quel fiume, o prendono sempre, sono dei grandi pescatori per quel fiume, ma non vuol dire che siano grandi pescatori ovunque. Io ricordo perfettamente un anno in cui mi ero chiuso mentalmente, parlo di una quindicina d'anni fa, con l'aniene, e andavo sistematicamente tutta la stagione 7-6 sull'aniene, 7-6 sull'aniene, 7, ma veramente l'ho martellato, e facevo tanti pesci, ho fatto anche bei pesci sull'aniene in libera. Poi che succede? A fine stagione mi chiama Massimo Clini e mi chiede se volevo andare a pescare con lui alla Dora a Mazzè, che è un'altra tipologia di fiume completamente diverso rispetto all'aniene. Arrivo su, e dovevo, era novembre tra l'altro, e dovevo pescare con la 9 coda 5. Ti dico, io la prima mezza giornata che sono stato a Mazzè, lui faceva i pesci, io non ci stavo capendo nulla, perché venivo da una stagione in cui mi ero chiuso mentalmente a pescare con una certa tipologia, quindi lancio veloce, sottovetta, tutte tecniche che ti ritrovi nella vita, però mi ero mentalmente limitato e sono andato su, tra virgolette, con la superbia che se avessi preso, avendo preso i pesci sull'aniene, sicuramente sulla Dora di Mazzè avrei avuto molta meno difficoltà, e invece ho preso una bastonata la prima mezza giornata che la metà bastava. Allora questo perché si rilascia al discorso tuo, in cui io penso che questa visione che hanno determinati soggetti della pesca a mosca e della pesca, questo vale per tutti i settori, vale anche per lo spinning, del self casting e per altro, che pensano di essere arrivati o di poter sentenziare nei confronti di terze persone, è semplicemente una visione limitata e dettata dal fatto che non hanno mai girato. Perché, come hai detto tu, se io sono andato e mi è successo in Patagonia Argentina e ho pescato i primi due giorni in drop,
con le ninfette del 18 e la secca sul 12 e ho preso qualche pesce, ma prendevo tutte trotelle. Quando ho capito che per prendere le trote più grandi in quel contesto dovevo pescare col matuca, dovevo pescare con la coda affondante, e allora cominciavo a prendere i pesci per i quali ero andato in Patagonia, a un certo punto ho detto, ma sai che c'è? Ma io pesco a streamer, perché io ho fatto 20.000 km per venire a prendere questi pesci qua. Certo. Ora, se tu vai in Patagonia, puoi andarci come vuoi, pure con la canna in bambù, però dopo non puoi lamentarti dicendo che la Patagonia non ha i pesci e non vale la pena. Allora, io penso che la visione che hanno queste persone qua sia semplicemente dettata dalla scarsità d'esperienza, perché se uno gira e cambia fiume e gira un po' in tutto il mondo, potenzialità economiche permettendo, di poter fare le proprie esperienze, uno non direbbe in nessuna vita un ragionamento del genere, certo, a mio giudizio. Premesso l'insindacabile gusto personale che le persone possono avere nel pescare a secco a ninfa, questa è una cosa che io non metto. Ma sono d'accordissimo, guarda, io frequento 4-5 volte l'anno, diciamo 3-4 volte l'anno da tanti anni il Lunez, vado a Temoli. Lunez è fiume sacro per i Temoli storicamente, e quando io ho iniziato sul Lunez l'ho affrontato come avrei affrontato qualsiasi altro fiume, e il fiume mi ha bastonato duramente. Prendevo temoletti da 15 centimetri, ma non era quello che cercavo. Dopodiché ho cambiato, guardando gli altri, in particolare Roberto Trabucco, con cui pescavo, mi ha detto, no, guarda, tu stai applicando, tecnicamente stai pescando come pescheresti in un fiume qualsiasi probabilmente. Qui non funziona così, qui funziona diverso, qui funziona... I finali devono essere 6 metri e mezzo, 7 metri. È inutile che usi una 7-6, non tieni un pesce, perché comincia a saltarti un pesce da tutte le parti e non hai abbastanza elasticità per fermare un temolo da 45. E credimi, qua ti rompe. Devi pescare con lo 08, 09. E ho visto come pescava lui. Lui pescava 9-6, coda 2-3, finali da 6 metri e mezzo, 7. E non pescava assolutamente a risalire. E lo sì, ma possiamo fare dei curvi, fa, non lascia perdere i curvi. Qua si pesca tutti quanti, se vuoi temoli, 45 gradi a scendere con la secca. Allora prendi i temoli. Dico, benissimo, ti ringrazio. Mosche puoi mettere quello che ti pare. Quando l'hai presentata bene, o metti una formichina, o metti una piccola sedge, o metti qualche piccola effimerina, o delle petit jean, ad esempio, che funzionano, petit jean chiare, vedrai che prendi. Da quel momento mi è cambiata la vita nell'Unez, cioè mi ha dato la chiave di lettura. Quindi bisogna anche avere l'apertura mentale di guardare, capire, cercare di dire, ok, non ho capito un tubo, ricomincio, reset, si pesca così, ora in Unez so che si pesca così. Ma se vado lì vicino e c'è l'idrizza, non si pesca così. Esatto. Se vado sul Piave e non si pesca come Unez e idrizza. Sono stato sul Sesia, che ha delle correnti anche molto vorticose, e si pesca in un modo diverso, con mosche completamente diverse. Non posso usare un finale del 10, del 12, perché chiaramente utilizzando in molti casi delle grosse imitazioni, dei terrestri al grossi, chiaramente sei meglio di me che fai due lanci, dopodiché cambi il tip. Allora, apertura mentale significa anche dire, ok, benissimo, niente secca oggi, non se ne parla, oggi si va sotto. Si va sotto quanto? E pescheremo a Camolera, come dicono quelli che infangano, che parlano male di chi pesca a ninfa. Peschiamo, cosa serve? Serve una ninfa da 5? Perché ho 4 metri di fondale da andare a raschiare, se voglio prendere pesci. Se voglio fare esercitazione di lancio tecnico e vedere che la mia mosca non draga, ma non salgono i pesci, sono liberissimo di farlo. Sono felicissimo che tu sia felice di fare questo approccio di pesca. Io sono più contento quando vado a pesca se ogni tanto un pesce mi sale, per dimostrare, se non altro, anche se poi rifiuta, per dimostrare che sto facendo le cose in modo decente. Almeno la mia autostima rimane più o meno inalterata. Se non mi sale niente, vuol dire che sto cannando tutto. E quindi ho perso tempo, ho perso soldi, e poi la volta dopo che faccio? Ritorno, se non ho imparato la lezione, a fare come te stessi errori? No, è un progresso continuo. Aniene. Stagione strepitosa per me l'Aniene quest'anno, strepitosa. L'Aniene io l'ho affrontato al 90% a secca quest'anno e andavo con l'idea... Intendi l'anno passato? Sì, la stagione passata, certo, 23. Stagione strepitosa. Da Iene in giù me lo sono battuto in tutti i modi, due volte a settimana. Andavo 7-6 coda 3,
con l'idea chiara di fare 7-6 coda 3, sapendo già in partenza che per le prime ore probabilmente non avrei preso niente, non avrei visto risalite, poi a un certo punto magari in qualche passata avrei visto salire delle trote. Ho goduto comunque del piacere della pesca, ma è stata una mia libera scelta, sapevo che andavo a prendere trotelle, poi in realtà ho preso anche trote più decenti, diciamo così, piuttosto belle, intorno ai 30, le ho prese tante, perché ho sgamato dove stavano. Quindi il risultato è, facciamo quello che ci pare, siamo liberi ovviamente, non andiamo a criticare chi fa delle scelte diverse e soprattutto facciamo cadere il castello che si è costruito intorno alla pesca a mosca, che sta pian pianino cadendo, questa vecchia mentalità obsoleta, di una corte riservata a pochi, perché non è così. Tutti possono pescare a mosca, anzi sarebbe bellissimo che dall'1% della popolazione italiana di pescatori, quali sono i pescatori a mosca, si diventasse il 10-15% come in gran parte dei paesi, perché poi probabilmente andremo nella direzione di cui parlavamo prima. La direzione in cui parlavamo prima è avere un numero di acque in cui si pesca a mosca, crescente, enorme, in cui la pesca nella sua completezza rappresenta una risorsa anche economica per il nostro paese, una risorsa turistica importante. E invece, come dicevamo prima, si fa tanta fatica ad andare in quella direzione, non si capisce perché. Quindi benvenga l'apertura, benvenga chi propone idee nuove nella pesca a mosca e faccia cadere determinate convinzioni sbagliate, che sono quelle, io solo secca, benissimo, solo secca, ma non infangare chi fa le altre tecniche, perché non sono pescatori di camolera come malignamente vengono definiti, o pescatori di spinni con la coda di topo, come sono quelli dello streamer. Andate a dire a Matteo che è un pescatore di spinni con la coda di topo, probabilmente si arrabbia, visto che prende dei pesci meravigliosi e sta raccontando la pesca in un modo esemplare. Io ieri guardavo un suo filmato e mi piaceva vederlo, c'è poco da fare. No, io sono... Guarda, la cosa bella, che tu non puoi saperla questa cosa qui, ma non la potevano sapere nemmeno gli altri, è che diciamo che tecnicamente io in questo spazio ospito persone che comunque hanno una voce nella pesca, chi magari è un biologo o chi magari è un esperto di una certa tecnica o fa determinate cose, e tutti mi state dicendo la stessa cosa e non lo potete sapere, questo lo dico ragazzi, non lo possono sapere perché nessuno sa, cioè Roberto gli altri podcast non li ha visti ancora, come no. Alcuni di voi non l'hanno visti, quindi c'è il discorso che non si può sapere cosa hanno detto gli altri. La cosa bella è che invece stanno vedendo i ragazzi che guardano questo format, è che dite tutti quanti la stessa cosa, e questa è la cosa incredibile, e questo dovrebbe far capire la bontà di quello che uno dice, in maniera diversa, con teorie diverse, partendo da un punto di vista diverso, si arriva tutti allo stesso punto, cioè serve esperienza, non ci sono scorciatoie, fate quello che vi pare nel rispetto dell'ambiente e di quello e degli altri pescatori, ma soprattutto sentitevi liberi e liberate questo mondo della pesca a mosca, perché è una cosa importante. Tra l'altro, e qua voglio dire una cosa cattiva, più pescatori a mosca ci saranno in futuro, meno invasiva sarà la tecnica di pesca, perché va detto che purtroppo, e sottolineo purtroppo, esistono anche pescatori a mosca che annoccano il pesce, questo dico purtroppo. E mi vergogno di far parte di questa categoria quando sento queste cose qui, non perché io voglia denigrare chi annocca un pesce, ma semplicemente perché credo che oggi come oggi nel 2024 non ci sia più bisogno di mangiarsi una trota eccetera, anche se io in realtà ce l'ho più non con chi annocca una trota ma con chi lo fa in maniera indiscriminata, ma questo è un altro discorso nel quale meglio non entrare. Però credo che concettualmente la pesca a mosca fatta con criterio, ovviamente, sia una delle meno invasive e propedeutiche al rilascio del pesce. Perché il pesce viene preso nell'apparato boccale più esterno, perché si usano ami spesso tecnicamente senza artiglione. Quindi, detto questo, a lungo andare, tutti ne beneficerebbero se la quantità di pescatori a mosca aumentasse. Certo. Questo è il discorso. Così come certo. Al pari, come abbiamo detto anche prima, di chi pesca spinning con ami giusti, senza artiglione, singoli, e arrega bene o male lo stesso, tra virgolette, danno che arrega un moschista. Io voglio, Roberto, far vedere ai ragazzi, perché tu devi sapere una cosa, che sul mio canale YouTube il pubblico, proprio in virtù di quello che ti dicevo prima, è un pubblico abbastanza giovane, che è una cosa che
mi fa piacere perché le nuove leve seguono con molto interesse quello che io faccio ed è una cosa che a me mi riempie di responsabilità perché so che loro guardano molto queste cose qui. Io dico sempre a tutti quanti, lo ripeto anche questa volta, non guardate solo il mio canale YouTube, non guardate solo un maestro quando andate a pesca, seguite diverse persone perché vi allargate gli orizzonti, perché se io vado a pesca solo con Roberto e Roberto è un integralista della secca, io penserò che la pesca sarà solo quella con l'ente Esatto. Roberto. Quindi voi andate a pesca con più persone possibili, fatevi le vostre esperienze, guardate il canale YouTube di Gabriele, guardate quello di Roberto, guardate tutti quelli che vi pare a voi e poi fate con un vostro filtro la vostra idea. Questo è sintomo di intelligenza che vi fa crescere come pescatori. Molte persone, essendo giovanotti da questo punto di vista qua, magari sanno meno un po' il tuo excursus. Allora io, come faccio con tutti quanti, ho qui qualche foto che ti voglio proporre davanti, tu magari ci ricordi un attimino qualche ricordino che abbiamo a proposito. Allora, questa è una foto del 98. Dove stavi? Io lo vedo dove stavi, Questo però. è il velino, velino a monte del Ponte Romano. Emozione perché è un fiume che ho amato molto, non frequento più da diversi anni purtroppo. All'epoca chiaramente lo si vede dal cappellino, ero molto dentro il carfishing, quindi chiaramente quella era un'azienda che mi sponsorizzava in quel settore specifico, ma rimaneva questo desiderio incredibile di andare a pescare a mosca, perché ripeto, per me da quando sono bambino, appunto 13 anni, quella è la punta della mia piramide, oltre non c'è più niente. Io ho sempre detto, quando smetterò di essere un, tra virgolette, concedetemi la presunzione, un divulgatore, uno che racconta la pesca sui video e l'ha raccontata sulle riviste, sarò solo un pescatore a mosca. Non venderò tutta la mia roba da pesca, ne beneficeranno 1 miliardo di persone perché ce l'ho. Tonnellate, tonnellate, probabilmente regalerò tutto, farò benefici, non lo so, però mi rimarranno le canne di pesca a mosca perché pensate che sono gli unici accessori di cui non mi sono mai liberato. Lo dimostra il mulinello, lo dimostrano le canne, dietro c'ho delle canne che hanno veramente più di 40-50 anni, una di bambù, un'altra, una vecchissima daiwa. Le roba da pesca a mosca non me ne libero, di tutte le altre tecniche me ne sono sempre liberato dopo un po'. L'ho cambiata senza problemi. Però la pesca a mosca no, tant'è che c'ho ancora le mosche che ho costruito negli anni 80 in Accademia. Il velino ha dei ricordi, mi suscita dei ricordi grandiosi anche a me. Peccato che negli ultimi anni sia un po' calato come rendimento per via della gestione un po' scellerata dal punto di vista soprattutto delle acque. Io ricordo la zona Alta Vasca, era un paradiso, adesso è diventato. Io andavo alla parte alta. A pescare, cioè, mi hai toccato un argomento che mi fa male proprio dentro, perché io ho passato anni ad adorare la sabbia per la pesca. Certo. E poi il depauperamento idrico, captazioni e tutte queste cose che sono state fatte, l'assenza di, e questo va detto, di associazioni che si sono opposte in maniera efficace, e non parlo di piccole associazioni come i ragazzi del Club di Rieti, che poverini possono fare quello che possono fare. Anche a livello federale, il doversi opporre a dire: oh ragazzi, ma che state facendo? Cioè, ma lo vedete che il velino a vasche non c'ha più acqua? Cioè, i ragazzi che seguono questa trasmissione e chi pesca sul velino da 20 anni, cioè, sa perfettamente quello che sto dicendo, ma anche 30 anni. Cioè, una volta andavi a vasche, era un fiume, oggi vai a vasche è tirato per dritto. Io ho visto un'immagine l'altro giorno. Scusa la parentesi, Roberto, dell'Iri, altro fiume che io adoro, al punto che ci ho fatto anche due puntate per la televisione su quel fiume che magari non sarà il più pulito del mondo, eccetera, però a livello di pesca mi piace molto. Certo. Io ho visto che hanno fatto i lavori tecnicamente per messa in sicurezza dell'alveo, questa è l'ufficialità. Cioè, io ho visto delle foto che hanno postato, l'alveo faceva le curve, vai Adesso là, dritto. adesso è dritto, ma quando quel fiume prenderà una piena? Chi la ferma? Chi la ferma? Leggeremo sul Diventa un mito. giornale. Io questa cosa, quindi ho visto questa foto, scusami, ho visto questa foto del velino e mi è apparso. Questo è Massa. un pesce che credo non ci sia più. Questo è il canale di Santa Susanna. E invece c'è ancora. Ti C'è ancora dico quel che c'è, pesce? questo pesce non lo so, però mi è capitato 2 o 3 anni fa
di prendere un'idea identica a questa qua proprio nel canale Santa Susanna. Santa Susanna, io ci sono andato, ci sono tornato quest'anno due volte e è sempre meraviglioso l'ambiente naturale. Non è un fiume che io amo, vado ad amare particolarmente perché purtroppo le sponde sono difficili, l'accessibilità è difficile, è veramente è una bella palestra d'ardimento. Però questa è una foto chiaramente di tanti anni fa, un gran pesce, me lo ricordo molto bene, è un gran combattimento. Questo era un pesce che se ne stava lì tranquillo. Qui non ricordo, mi sa che siamo in Trebbia. È il Trebbia. Mi sembra il Trebbia, ti potrei anche dire quale anni fa, e andai con Alberto Salvini all'epoca, sì, Alberto e Marica, a fare questa uscita in Trebbia, erano gli anni d'oro del Trebbia. E mi ricordo di questi pesci, mi ricordo che Alberto mi spiegò, perché è stato un mio maestro, diciamo che se io sono tornato alla pesca a mosca lo devo ad Alberto e Marica. Perché? Perché chiaramente per via del surfcasting e del carfish mi ero allontanato dalla pesca a mosca, perché il carico che avevo, soprattutto gestendo le riviste di carfishing, gestendo poi successivamente una rivista online di carfishing, facendo i filmati, sono arrivato a fare anche 40 filmati in un anno di pesca mista tra carfishing e surf, la pesca a mosca l'ho dovuta abbandonare. Poi è successo che mi hanno chiamato a fare un programma televisivo per National Geographic che si chiamava I Re della Pesca. E mi chiamarono su indicazione di un regista che avevo avuto tanti anni prima per l'Enciclopedia Arte della Pesca, Renato Vacatello. Fu chiamato e disse: indicateci un angler italiano che può venire a fare questo genere di filmati. Serviva tra l'altro uno che sapesse parlare inglese in modo abbastanza fluent, diciamo così, quindi mi feci un colloquio e andai a fare questa cosa. E per poi scoprire che uno dei due miei antagonisti era un professionista della pesca a mosca e avremmo pescato a mosca nei Pirenei, ok? E lui si chiama Salvelinus, ha una guida di pesca, adesso il nome non me lo ricordo più. E quindi disse: oh, porca miseria, io fra 20 giorni, un mese, devo rimettermi le canne da pesca a mosca in mano. Quindi mi ricordo che andai immediatamente sulla Cassia ad Alberto e Marica e dissi: emergenza, datemi una mano. E mi ricordo che lì nel giardinetto ripresi una canna di Alberto, Alberto mi diede una canna, mi diede tutte robe che ho chiaramente qui, feci una scorta di mosche, immediatamente mi feci preparare un bignami. Adesso magari i più giovani non sanno cos'è il bignami, ma un sunto. Oggi c'è l'intelligenza artificiale che sintetizza tutto. Esatto. E mi allenai, andai, quindi fu tutto merito di Alberto, anche perché praticamente persi la sfida contro lo spagnolo per un centimetro. Lui prese una trota da 41, io ho preso una da 40. La trota da 41 gli portava due punti tra tutte le trote che avevamo preso, quella da 40 portava un solo punto, quindi lui vinse la sfida, ma io ero contro un professionista. Allora dissi: oh, porca miseria, allora posso ricominciare a pescare a mosca, ne sono in grado. E da lì è ripartita tutta la... si è rimesso in moto il motore. E il Trebbia è stato questo, ecco, pesci meravigliosi. Questo è sempre il Trebbia all'epoca era gestito, lo è anche adesso, per fortuna è tornato quest'anno. È stato molto criticato il Trebbia, perché dicono che sia, chiedo scusa, una vasca piena di pesci. In realtà, se non sai pescare i pesci, non li prendi, quindi c'è poco da fare. Si va e pesca chiaramente facilitata, ma perché uno che vuole riprendere e mettere in moto la macchina della pesca, cosa c'è di meglio che andare in un posto dove capisci subito se stai lavorando bene o stai lavorando male? Quindi sì, pesci molto belli. Qui invece siamo un'altra pesca, tecnica di pesca che amo particolarmente, che è quella del luccio. Qui sono in Canada, Yellowknife, praticamente il grande lago degli schiavi, un lago di 470 km di lunghezza, che fino a giugno mediamente è ghiacciato. Arrivamo a fare un 7-8 giorni di pesca lì, mista spinning e fly fishing, e laddove c'erano dei fondali giusti, ovvero delle acque con non più di 2 metri di profondità, toglievo la canna da spinning, mi mettevo a mosca con imitazione di topo o degli streameroni grossi, e devo dire che a quel punto non c'era più battaglia, cioè la pesca a mosca vinceva a mani basse. I lucci che ho preso a mosca rispetto allo proprio, guarda, una goduria incredibile. Poi pesci potentissimi agganciati con queste belle canne da mosca,
è una tecnica che mi ha veramente, veramente appassionato. Gran pesce quello. Ecco qua, insomma, momenti di pesca lì in quello di Yellowknife. Ecco, insomma, pesci anche importanti, voglio dire, belle, belle sleppe, ma era roba da prendere 25-30 pesci del genere al giorno. Spettacolo, che spettacolo. È uno dei pesci... Il Lucio è un pesce, diciamo che dopo la trota è il pesce che maggiormente mi affascina da pescare con la mosca. Sì. Chi mi segue lo sa, io ci dedico parecchio uscire. Il problema è che in Italia non è sempre così facile. No. Tant'è che quando andiamo all'estero, noi che siamo abituati ai ritmi italiani, all'estero di solito meniamo abbastanza per molto, certo. Quindi, cioè, non è facile nemmeno all'estero, però... Se becchi la condizione giusta e trovi la pesca giusta, che non è sempre la stessa italiana come pesca, però certo, riusciamo a difenderci bene. Questo è l'Os Roques Venezuela. È il raton, il bonfish, il pesce più straordinario, come per la potenza che sprigiona questo piccolo pesciolotto che ti porta via 80-100 metri di tracode e backing prima di fermarsi e poi te lo riporta via. Anche qua, pesca eccezionalmente bella e affascinante. Qui siamo purtroppo in una zona che adesso hanno proibito perché non si può più pescare intorno all'isola, quindi perché è diventata praticamente la residenza dei militari venezuelani e dei narcos, quindi guardia del corpo a tutto spiano. Tu risiedi in quell'isola lì, prima tu uscivi dalla tua stanza, ti facevi una passeggiata al pomeriggio, prendevi bonfish usando il gammi minnow e invece adesso devi prendere la barchetta, vabbè, è bello anche quello, e vai a pescare sul tailing, quindi vedi le code. Per chi non conosce questa pesca, il bonfish mangia con la testa piantata sul fondale e nei fondali bassi si vedono le code che escono dall'acqua. Quando vedi il tailing ti fermi immobile, trattieni il fiato, è un pesce abbastanza schizzinoso, o gli lanci in limitazione di gamberetto, in Crazy Charlie normalmente, lì dove deve andare, oppure se è troppo vicino scappa, se è troppo lontano non ti si fila, se vede l'ombra della coda che vola scappano tutti, vedi un'esplosione d'acqua e arrivederci bonfish. Tecnica di pesca veramente, secondo me, bellissima, mamma mia. Qui non ricordo, Aniene è un pesce dell'Aniene, una delle varie trote prese in Aniene, e a dimostrazione che l'Aniene ha creature così belle, no? Così emozionanti, perché poi un pesce del genere ti fa la giornata, torni a casa comunque contento, e perché sei stato in un fiume meraviglioso maltrattato a dei livelli vergognosi, perché veramente quando noi e i nostri ospiti sono coloro che vengono da altri paesi e vivono in Italia e applicano delle cose che sono valide nel loro paese ma non dovrebbero essere nel nostro. Altro bonfish, qui siamo in Guadalupa. La Guadalupa, bonfish difficilissimi. Massa che bonfish. Grossi, qui tutti grossi. Ne prendi pochi, in una giornata ne prendi due o tre. Cioè, guardate che bocca che ha. Sì, no, questi ti sfondano. Questi sono pesci che ti sfondano. Pesci veramente importanti, si pescano con una 7, coda 7, 3 metri di finale, non scendi mai sotto lo 0,33 di tip, perché comunque c'è il problema dei coralli, li peschi in 30 cm d'acqua sul tailing, a vista, sia in wading, quindi camminando dentro l'acqua, sia rimanendo su una barca, quando prendi la barca, e pesca veramente adrenalinica al massimo livello. Questa è la Marmorata, qui siamo Idrizza. L'acqua era un pochino marroncina, leggermente velata, pesca mosca secca, Marmorata in caccia, grosse imitazioni stile Palù, in realtà costruite da Diego Bosello, il mio carissimo amico Diego, che è il mio costruttore, uno dei miei costruttori di riferimento, per queste belle Marmorate, che sono pesci bellissimi, ma attenzione, non tirano niente, è un sacchetto di rispetto ad altri pesci, rispetto alla mole che hanno, non sono proprio, anche questa è dell'Idrizza. Questa Idrizza è un fiume da fario. Io l'Idrizza è uno dei fiumi per i quali io, guarda, sono sincero, non sono un profondissimo amante dei fiumi sloveni, ma non per togliere qualcosa agli sloveni che li gestiscono egregiamente,
per togliere qualcosa a chi va a pescare lì. Semplicemente perché ci sono stato talmente tante volte e nella mia testa non riesco a capire perché devo andare fino in Slovenia quando potremmo fare la... È un po' d'invidia la mia, probabilmente, nei confronti dei fiumi. Però c'è un fiume in Slovenia per il quale io ho un debole assoluto, che io adoro, che è proprio l'Iza. Quindi io, è l'unico fiume che veramente, se domani andiamo a pescare in Slovenia, dico, ok, andiamo sull'Iza. E ogni volta che vedo una foto dell'Iza, l'Iza È è speciale. bellissima. Poi pesci così, insomma, anche questi sono pesci speciali perché non è scontato prenderli. Ce ne sono tanti, ma se non sai pescare o se non riesci a capire cosa vogliono e come vogliono, non li prendi. E quindi tanti vanno lì convinti di fare, ah beh, ma vai in Ibiza, tutta pesca facilitata. No, no, manco per niente. È come l'Unez. Questo è un mega mostro, veramente mostruoso, che ho Savinia. preso, sì, in Savinia, sotto una diga della Savinia. Adesso purtroppo la Savinia è completamente distrutta dalla piena devastante che c'è stata l'anno scorso. Io ero molto vicino agli amici della Savinia, tutto quello che si vede adesso non esiste più perché sono arrivati 6 metri d'acqua d'improvviso, hanno allagato e distrutto tutta la valle, comprese le strade, i ponti. Questo è un pesce che ero convinto di aver preso il fondale, pescavo a ninfa, convinto di aver preso il fondale, talmente convinto che sono entrati in acqua fino alla vita, ho preso il tip e ho cominciato a muoverlo per spaccare. Poi, come ho mosso troppo, ho sentito che il fiume mi partiva dalle mani e da lì è iniziato un combattimento incredibile. Mi sono girato, ho acceso la GoPro e ho cominciato a combattere sto pesce. Non mi rendevo conto che fosse di queste dimensioni colossali. E la cosa bella è stata che a un certo punto il pesce ha deciso di lasciarsi andare in corrente. E quindi c'ho il filmato sul mio canale YouTube di questa fase di combattimento. E man mano, per un attimo, prima di cominciare a inseguire il pesce in corrente, ho girato la GoPro e il caso ha voluto che la GoPro mi ha inseguito. C'è tutta la sequenza mentre mi allontano, 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 fino a diventare un puntino 60-70 metri a valle, dove sono riuscito a guadinare questo pesce. Dico, ora come faccio? Porca miseria, questo pesce strepitoso. Il caso della vita voleva che nel giubbotto, nella parte posteriore del giubbotto, avessi una seconda GoPro. Quindi me la sono messa davanti, ho fatto l'ultima fase, compreso il rilascio. Dico, guarda che ricordo meraviglioso che ho tutto il filmato di questo pesce che è veramente colossale, cioè veramente, diciamolo Veramente. francamente, non è un, pe è un pesce che non c'entra niente con un fiume del genere, Esattamente, non esattamente. Ma c'entra poi niente. guarda grassa, Grasso, è una pesce. fattrice, un pesce che non c'entra niente, però l'ho preso, sono felice di averlo preso, meglio Sì. averlo Tra preso che non l'altro, averlo preso. visto che mi hai dato l'assist, vi dico subito, ragazzi, che qui sotto, nella descrizione del video, metterò i link a tutti i canali, sito web, social e quant'altro di Roberto, così potete Ah, vedere i suoi grazie. video sul canale YouTube, potete scrivergli, potete rompergli un po' le scatole, potete Sai insultarlo che è un come fate con piacere. me tranquillamente. Quindi tutto qui sotto in descrizione. Oh. Qui siamo sui pesci, quelli veramente da naso, nel senso che o li peschi come vogliono loro o così non li prendi. Questo è un bellissimo tema, ne ho presi tanti, devo dire, negli ultimi 3-4 anni, da quando appunto mi sono state date le chiavi di lettura giuste dell'Unez e anche per i temoli dell'Idrizza e di altre acque del Socia. Quando ho cominciato a capire come si pesca il temolo, ho cominciato a prenderli sempre di più. Soprattutto ho cominciato a prenderli riuscendo a guadinarli, perché c'è stato un periodo in cui li guadinavo, ma non avendo l'attrezzatura corretta, sotto mi si slamavano o rompevano e mi scocciavo perché erano magari pesci anche grossi. E chiaramente nell'Idrizza, questo ad esempio è il mio record. È un temolo che ho preso a secca. C'erano degli amici a 50 metri da me che non hanno sentito le mie urla quando, anche qui c'ho il filmatino di quando l'ho preso. E anche qui è una storia abbastanza buffa, perché vedo una bollatina dall'altra parte del fiume, gli lancio questa effimerina. Questo pesce apre la bocca, più che altro succhia la mosca sotto il pelo dell'acqua. Vedo sparire la mosca, me l'avevano già fatto i fetenti in altre occasioni. Ferro. Lo combatto, dico, beh, è un bel pesce, un bel pesce. Cavolo, devo filmarlo. C'avevo la GoPro lì, ma non c'avevo il cavalletto, non sapevo dove mettere la GoPro. Allora comincio con una mano a tenere il pesce. Tanto quando sei lì sono in vacanza, non mi interessa niente, sono rilassato. Prendo un pezzo di legno, lo pianto e ci attacco la GoPro. Ok? Più o meno faccio un'inquadratura, torno in acqua.
combatto questo pesce, come accendo la GoPro, entro in acqua, il pesce si mette a saltare. Trovo un attore nato, fantastico. Mi pianta due o tre salti incredibili che sono appunto, ma non mi rendo ancora conto di quanto è grande. Cioè, mi rendo conto che è un gran temolo. Lo metto a guadino, quando lo infilo dentro guadino e lo guardo, dico, comincio a urlare, a chiamare gli amici che non mi sentono, maledizione, non mi sentono. Un temolo così io non l'ho mai preso. Questo è veramente un pesce importante. Poi un pesce di una bellezza, questo è un altro naturalmente, e questi sono i pesci dell'Unez, ragazzi, c'è poco da fare. Questi sono i pesci dell'Unez. Questo l'ho preso con una Petitjean, montaggio Petitjean per intendersi, colore crema chiaro. Mangiavano talmente profondamente questa mosca che alcuni temoli ho avuto difficoltà a slamarli perché la tiravano dentro. Quindi dovevo entrare, cosa rarissima col temolo, entrare un attimino con la punta delle forbici per toglierglielo. Quindi era forse la limitazione giusta in quel momento. Questa è Aniene, sorpresa dell'Aniene. Babuccini. Pesce bellissimo. Un pesce che ho visto bollare 3-4 volte e alla quarta volta ha bollato sulla mia mosca. E anche lì, sorpresa, perché veramente no, è il pesce autoctono, diciamo. No. Però mi ha riaperto l'entusiasmo nei confronti dell'Aniene. Poi basta vedere cosa c'è dietro, che razza di fiume incredibile. Insomma, abbiamo il paradiso. Abbiamo, qualche tempo fa, ero a pescare sotto il ponte di Saracinesco, in Aniene, ok? E se ti ricordi bene c'è un tratto canalizzato quasi, e prima di una rapida con una cascatella, una serie di cascate. Fotografo, faccio un filmatino col telefonino di questo fondale meraviglioso, incredibile con queste alghe. Dico, ragazzi, sono in Rybnik. Ma scusa, ma eri a Roma ieri pomeriggio, come fai a essere in Rybnik? No, guardate voi, cazzo, sono in Rybnik. Identico a Rybnik. Bene, porca miseria, abbiamo l'Aniene che è come il Rybnik. La gente fa la coda per andare in Rybnik, si fa 15 ore di viaggio per andare in Rybnik. Noi abbiamo l'Aniene. La differenza tra Rybnik e l'Aniene è che Rybnik è zeppo di pesci, di temoli e di trote, e nell'Aniene le hanno tolte tutte, pescando magari con esche naturali o anche con le mosche e anche con i cucchiaini. Quando impareremo a rispettare i nostri fiumi, vedremo che avremo il Rybnik a casa nostra e non ci sarà bisogno di spendere un boato di soldi per andare dall'altra parte dell'Adriatico, in Bosnia, a mangiare cose strane, a pescare in mezzo ai francesi, che non sono esattamente i moschisti più simpatici del mondo, perché tu stai pescando a secca e loro ti attraversano esattamente dove tu stai posando la pesca a mosca, la tua moschina. Quindi figurati. È così. Qui siamo andati a giugno in Mongolia, esperienza incredibile, molto faticosa fisicamente, 3 giorni ad andare di viaggio, 3 giorni ad andare, 17 ore di fuoristrada, tutti su pista. E non ho preso il timen, ho pescato poco il timen, quando mi sono reso conto che era veramente, non c'erano le condizioni per prendere il timen, tant'è che in 6 ne abbiamo presi, ne sono stati presi 4 in tutto, non grossi, e mi sono concentrato. Questa è una Lennox Trout. Lennox Trout, se si vede bene, ha il corpo di una trota, ma la bocca e la testa, che può essere praticamente quella di un altro tipo di pesce, una savetta. Sembra un mix. Esatto, questo è un pesce che tira come un bufalo, si prendono anche da 50 a 60. Assieme a questa ci stanno anche un altro tipo di trota, altrettanto importante, anche lì si può arrivare a 50-60 facilmente. Questa l'ho presa a secca, ecco qua, è lo stesso pesce praticamente, fa parte di un filmato, un po' che l'ho messo nel mio canale e un po' l'ho messo su Alberto Feina Galeazzo, questa immagine qua. Questa sequenza qua l'ho presa, credo, con una cavalletta, lì si pesca tanto in drop, oppure a secca con le cavallette, perché sei invaso dalle cavallette. Siamo in mezzo al nulla, siamo lontani da qualsiasi forma di vita, la forma di vita più vicina è a 17 ore di fuoristrada, che è Ulan Bator, la capitale. Mamma mia, qua Savinia di nuovo. Qui Savinia di nuovo, giornata magica, sì. In cui ho preso queste quasi steelhead, erano i pesci che c'erano in Savinia. Uno andava in Savinia per fare il tiro alla fune con qualche pesce, per poi, ecco, questa è una Fario fantastica. All'inizio, quando l'ho vista in acqua nera, dico, ho preso un uco, e invece no, poi guardandola bene, no, è una Fario sembra quasi una lacustre.
bellissima, sì, un pesce spettacolare, il fiume è in condizioni meravigliose, era in condizioni meravigliose adesso, chiaramente. Lo rimetteranno a posto, sono sicuro che gli amici sloveni lo rimetteranno a posto, ma pesce, anche questi, ecco, in queste condizioni non sono pesci che ti salgono su una secca. Questi li prendi giù a ninfa, c'è poco da fare. O li prendi a ninfa o li prendi a streamer. Quindi non hai da fare troppo lo schizzinoso. Se vuoi prendere quei pesci, sei andato fino lì e vuoi prendere quei pesci, cioè se sei andato fino lì è perché vuoi anche prendere quei pesci. E quindi un minimo di conoscenza dello streamer e della ninfa la devi avere. Poi c'hai tempo per andare a secca in altre piane, in cui prendi bellissime trote a secca, bellissimi temoli. Però devi avere un'infarinatura delle altre tecniche di pesca, altrimenti è inutile che ci vai, secondo me. Se ci vai da purista integralista, perdi tempo. Sei limitato. Poi ognuno faccia quello che gli pare, certo. Mancherebbe altro. Stiamo parlando di pesca, Stiamo parlando di un hobby, stiamo parlando di un divertimento e null'altro che un divertimento. Anche per chi come te e me lo fa a livelli professionali o quasi, rimane sempre una grandissima passione che prevale su qualsiasi aspetto economico, commerciale, bla 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 bla. Quindi questo va detto chiaramente. Io so, a proposito di passione eccetera, visto che abbiamo aperto anche un po' l'argomento, che ultimamente ti sei anche molto impegnato, tra virgolette, esponendoti socialmente per il discorso salvaguardia delle nostre acque eccetera. Io non ti nego che sono un po' preoccupato per l'indirizzo che sta prendendo questa cosa qua. C'è un messaggio che puoi mandare ai ragazzi che ci seguono per il futuro? Cosa ne pensi di questa gestione che abbiamo delle acque? Come vedi il futuro? Senza entrare in digressioni di politico, che non è questa la situazione. No, ma sai che la politica è molto lontana da me, io ti ringrazio. Sì. Guarda, io credo che il futuro della nostra pesca sta in un associazionismo, nel senso che essere isolati e singoli individui porta a poco, perché purtroppo porta a poco. Dobbiamo trovare un cappello, un ombrello sotto cui ripararci e avere voce in capitolo. L'errore fondamentale è aver delegato a livello generale, quindi parlo, la pesca sportiva alle singole regioni. Ogni singola regione sta legiferando in modo proprio, spesso non con gli uomini competenti in materia, con rispetto parlando, poi, perché chiaramente ognuno fa quello che può fare. Spesso rivolgendosi anche alle persone sbagliate, spesso sentendo campane che sono obsolete e quindi portando in certe regioni dei regolamenti. Proprio l'altro giorno vedevo un regolamento che per fortuna è stato cambiato, ma è stato cambiato all'ultimo, di una nostra regione che aveva reintrodotto la possibilità di uccidere le carpe. Ma come eravamo arrivati in quella regione attraverso Agostino Zurma, presidente di Carfishing Italia, al catch and release integrale delle carpe, perché chi pratica il car fishing fa catch and release della regione fondamentale per cui si è autorizzato a pescare anche di notte, e delle pressioni all'interno della regione volevano ripristinare la possibilità di uccidere i pesci. No, noi non abbiamo più la necessità di alimentarci con i pesci di un fiume. No, la pesca, attenzione bene, non è un diritto naturale acquisito. Non lo è, non lo è più. Noi siamo in un mondo diverso da quello degli anni 50, 60, immediatamente successivi alla guerra, dove la gente andava a prendere i temoli nel Ticino, ne portava via 20 perché poi li mangiava. No, non è più così, è finita quell'epoca. Quindi bisogna fare un passo verso la modernità. Passo verso la modernità significa definire bene quali sono gli obiettivi. Vogliamo preservare le acque pregiate? Benissimo, le acque pregiate devono avere delle regolamentazioni, a mio giudizio, estremamente restrittive. Che non sono penalizzanti, sono restrittive nelle modalità di tecniche di pesca che non devono essere invasive. Quindi, nelle acque pregiate in cui vi è la trota e il temolo, si pesca a mosca, come avviene nei paesi come l'Austria, limitrofi, l'Austria, la Slovenia e in gran parte della Francia. Si pesca con lo spinning? Va bene, ma lo spinning deve avere delle regole restrittive. Non si pesca più con le esche naturali, ma non perché sia cattiveria verso la chi pesca con le esche naturali. Il messaggio non può essere mal interpretato. Io nasco pescatore al tocco delle trote, nella rienza e nella drava negli anni 70. No, è che la pesca con esche naturali, con gli attuali accessori, le canne teleregolabili da 8 metri, significa calare l'esca davanti a una trota che sta lottando per sopravvivere in un torrente che, a causa della mancanza di insetti,
a causa delle piene drammatiche, non è più in grado di produrre il cibo naturale che produceva in passato, tu gli sbatti una camola e quella la mangia al 100% e non c'è possibilità di non prenderla, quindi è troppo invasiva. Quando parlo di mancanza di insetti e quindi la catena nel suo complesso, pensiamo a fare un Roma-Verona in macchina. Io faccio il maestro di sci a Selva di Val Gardena e spesso mi faccio questi 7 ore e mezza, 8 ore di macchina. 15 anni fa, 10 anni fa, dopo un viaggio in macchina anche in inverno, c'avevamo il tergicristallo pieno di mosche, pieno di insetti spiccicati lì. Ora non ce ne manco uno. Qualcuno ha mai ragionato sul fatto che non ce ne manco più uno? Guarda, dicevo la stessa cosa quest'estate, incredibile. Esatto. Ho detto esattamente la stessa cosa. Dice, una volta quando facciamo un viaggio, fino a 10 anni fa, che andavamo in Austria a pescare in Slovenia, ti dovevi fermare all'autogrill per pulire il tergicristallo perché era pieno di moscerini morti, eccetera. Esatto. Passavi vicino al fiume, uccidevi, io ricordo, sul velino a Pasqua, andavamo su, trovavamo le stonefly che sbattevano sul velino. Oggi finisci un viaggio, ci sono pochissimi insetti, pochissimi. Esatto. I pesci fanno fatica a trovare l'alimento naturale. Ci vai con una tela regolabile di 9 metri, non hai più neanche la tecnica di lancio davanti a te, perché il mio maestro Beggiato, che pescava nella Rienza, a Dobbiaco e a Monguelfo, pescava una 360 e doveva lanciare. Ora, una tela regolabile di 9 metri, posi l'esca letteralmente, stile Rubasen, davanti alla bocca della trota, la prendi. Poi è chiaro che un'esca naturale mangiata, in molti casi, è un'esca che è all'interno delle pareti della bocca, non è in superficie, quindi il rilascio, vi potete raccontare quello che volete, ma il rilascio sarà sempre 1000 volte più difficoltoso, quindi no esche naturali. Poi ci saranno delle acque in cui sarà possibile pescare con esca naturale, ecco, magari creare magari un'idea può essere creare delle zone, cioè io una cosa che farei e che porto avanti da un po' di anni come ideale, no, è fare il contrario. Cioè, anziché fare i no-kill di pesca a mosca, facciamo tutto no-kill e dei kill, tra virgolette, dedicati a chi vuole pescare in altre maniere o chi vuole portare a casa il pesce. Quindi anziché avere 2 chilometri di fiume dedicati alla pesca a mosca come se fossimo gli indiani, fare 2 chilometri di fiume dedicati alla pesca generica a chi vuole portare via il pesce, in cui io lì dentro vado a intervenire magari mettendo delle specie, che ovviamente poi non è che c'è le reti, quindi magari potranno anche andare in giro, nei corsi d'acqua, mettendo comunque in maniera controllata delle specie, magari facendo ripopolamenti, e creare delle zone polmone del fiume, in cui magari certo. Tu per 5 anni non peschi e lì dentro il pesce vive per conto suo, io metto le telecamere e se ti prendo ti faccio tanto così, certo, no che ti tengo certo. Le canne, cioè, questo è, quindi sono assolutamente d'accordo quindi con te, la gestione delle acque deve essere questa, le acque devono essere gestite. L'acqua libera, purtroppo, l'acqua libera è oggetto di mancanza di controlli, perché non si, i guardia pesca non vanno, e comunque anche i guardia pesca, poverini, mettiamoci nei panni di guardia pesca. Che strumenti ha? Cioè, in Canada, quando ero a Yellowknife, i guardia pesca c'avevano l'idrovolante, c'avevano le armi a bordo. Tu vai sull'Aniene, trovi un gruppo di persone che sta facendo un picnic, come è successo a me, lasciando. È successo anche a me. Ma che di immondizia è? Gli dici qualche cosa e ti accorgi che questi stanno pescando con la fiocina. Allora arriva un guardia pesca con la sua divisina, poverina, ma non è neanche un agente di polizia giudiziaria, praticamente c'ha manco quel titolo. Eppure se c'è non è armato. Si trova davanti a sta gente, che fa? Si gira niente. E se ne va. E fa solo che bene. Fa solo che bene per la sua salvaguardia. Quando c'era, te lo ricordi, nel no-kill Aniene, c'era l'amico che faceva il guardia pesca che viveva in roulotte, te lo ricordi? Andrea? Sì. Ok, sì. Andrea ha subito delle minacce personali fortissime dai bracconieri della zona, che si sa chi sono, del tipo, ti bruciamo con tutta la roulotte, diamo fuoco alla roulotte. Ha trovato varie volte la roulotte con le gomme sgonfie, lui dormiva lì e stava facendo il guardia pesca, ok? Quindi se non hai gli strumenti è inutile, se non c'è il controllo è inutile che parliamo. Quindi altro aspetto importante è creare il controllo delle acque. Per questo dico, dopodiché le emissioni, problema enorme, decreto direttoriale 3 anni fa, proibite le emissioni di alloctoni,
fine di moltissime riserve di pesca, ne cito due, Trebbia e Volturno, Coglia Volturno e Gorreto, morte. Non potendo più immettere, hanno detto che okay, noi, ma non solo quelle, tante altre. Poi qualche regione se ne è fregata e è andata avanti. E adesso si ricomincia. Ma si ricomincia come? Ah, adesso possiamo mettere le ridee sterili. Va bene. Ma questa è una mazzetta che si paga ai pescatori di esche naturali che faranno l'apertura. Torniamo all'apertura con le tende, la gente che fa i fuochi sul fiume, porta via 30.000 trote, dopodiché non li vedrai mai più sul fiume? Allora facciamo questo, lasciamo perdere. Allora torniamo all'antico. Anche le emissioni devono essere ragionate. Il decreto direttoriale era troppo restrittivo, era un'interpretazione restrittiva di una direttiva dell'Unione Europea che esiste da più di 20 anni. Noi l'abbiamo presa e a differenza di altri paesi l'abbiamo fatta nostra in modo integrale. Basta, non si mette più niente, chiuso. E no, momento. E la pesca sportiva? La pesca sportiva è importante, eh? La pesca sportiva dà migliaia di posti di lavoro. Siamo 2 milioni di appassionati, così si dice. Io dico che siamo molti meno. Forse arriviamo a essere 1 milione. Forse. Ma comunque abbiamo dignità in quanto cittadini che pagano le tasse. Ma soprattutto c'è un indotto e un mondo di operatori del sistema della pesca sportiva che non può essere preso a pesci in faccia per una interpretazione eccessivamente restrittiva o integralista di una direttiva europea di 20 anni fa. Perché di punto in bianco ci siamo svegliati, no, in Italia d'ora in poi si fa così e non funziona così, non va bene così. Prendiamo esempio da altri paesi dove la gestione dell'acqua è migliore, dove si deve cominciare a capire che acque significa indotto turistico, significa controllo delle acque, perché i pescatori veri controllano la loro presenza sulle acque, è un deterrente contro il bracconaggio. C'è poco da fare, il carpista sulle sponde è un deterrente contro il bracconaggio. Il pescatore a mosca è un deterrente contro chi imbroglia. Se io sono in Tailwater Tevere, mi è successo 2 volte, a pescare a mosca per gli affari miei, e trovo nei nostri ospiti, non originari di lingua italiana, diciamo così, che pescano col vermo o pescano a spinning, vado io e gli dico, scusate, ma che state facendo qua? Stiamo pescando, non potete pescare qua. Perché? Perché qui si pesca solo a mosca, non avete neanche permesso, chiamo guardia pesca. Prendono e se ne vanno. Io ho operato il controllo da singolo privato cittadino, certo, ho operato un controllo, certo, certo, operato da deterrente. Questi tutte, certo, le volte che mi vedranno si allontaneranno. E questo io ti aggiungo anche un'altra cosa. Io aggiungo un'altra cosa a questo che stai dicendo tu. C'è un'altra cosa che, visto che sei sicuramente più esperto di me in materia, voglio confrontarmi con te. Io penso anche che ai tempi attuali il periodo di chiusura della pesca alla trota sia completamente ormai obsoleto. Perché ormai io mi trovo trote che, adesso è aperto la pesca, trovo trote che a marzo sono in tarda riproduzione perché è evidente il cambiamento climatico che c'è stato e quindi comunque sia le stagioni si stanno spostando, l'inverno sta diventando più corto e più spostato, quindi le trote che non è che hanno l'orologio, perché se pensa che la trota, oh, la prima domenica d'ottobre, ah ok, andiamo in frega, non è così che funziona, la trota ha un termometro biologico ben preciso, se la temperatura dell'acqua non raggiunge quei livelli non va in frega, e oggi noi ci troviamo a ottobre che probabilmente a mio giudizio è forse una delle stagioni, uno dei mesi migliori per pescare ancora la trota, quando la trota non si avvicina minimamente alla riproduzione in alcuni bacini, e marzo quando invece apre la pesca che ci sono pesci che stanno in post frega o a ridosso della frega e tu cammini sui letti di frega. Allora io mi chiedo, come hai detto tu all'inizio, visto che abbiamo in maniera burocratica così demandato alle singole regioni i vari aspetti della gestione della pesca, perché le singole regioni non riescono a capire che la gestione dei periodi di chiusura va fatta con uno studio preciso annuale in cui si dice ok, quest'anno in base alla temperatura la trota non ci va in frega a ottobre, è inutile che chiudiamo la pesca a ottobre, chiudiamola a novembre e apriamola ad aprile, quando ancora, certo, i pesci hanno finito la frega. Questo è il, certo, discorso. Perché non riusciamo? Eppure mi sembra una cosa così semplice a me da fare, non mi sembra una cosa così complicata da fare. Io ti dico una cosa, guarda, sono stato l'altro ieri a pescare in provincia di Frosinone per l'apertura della pesca, al tempo in cui stiamo registrando questo video ovviamente, e la cosa che mi ha scandalizzato è che la regione all'ultimo giorno ancora non aveva fatto il decreto per il calendario ittico. Si sono sbrigati ad impedire addirittura che la gente potesse andare a pescare sul Fibreno, che è una perla piena di macrostigma, certo,
impedire che la gente potesse andare sul Fibreno a fare man bassa di pesci, perché la regione non aveva la provincia di Frosinone in quel caso non aveva emesso ancora in tempo il calendario ittico. Allora io mi chiedo, no, io non so cosa ci sta dietro, da fuori è facile parlare, ma perché? Cioè, ma perché dobbiamo distruggere il libretto delle catture di carta? Perché dobbiamo avere il libretto delle catture in genere? Questa, guarda, che un'anteprima, mi hanno detto che sta cambiando questa cosa. Sì, sì, ad aprile in teoria dovrebbe subentrare digitale. Un'app. Dovrebbe subentrare un'app. Beh, mi sembra una cosa di cui non vantarsi più di tanto, perché mi sembra una cosa assolutamente elementare, perché 3-4 anni che diciamo, ma scusate, anziché portarci in giro quel libretto di carta che tra l'altro mi si è bagnato un casino, un volume della Treccani, che sarà costato un'ira di Dio, perché chiaramente va stampato, e i soldi dove sono andati, voglio vedere le fatture di come l'hanno stampato. Ma detto questo, ma che ci vuole molto? Ma scusate, ma io vado a pescare in Slovenia domani, ma lascia perdere la Slovenia. Io vado a pescare in Florida fra 2 giorni, perché mi serve un giorno di viaggio in aereo. Da qua io mi posso prenotare il permesso di pesca, la licenza di pesca. No, ti aggiungo una cosa, Robè, io sono andato a pescare in Montana, una decina d'anni fa, no, di più, 13-14 anni fa. Io ho fatto il permesso per il Montana, pagato $50 per tutta la regione, che non comprendeva il parco di Yellowstone, era un permesso a parte, però il permesso per il Montana l'ho fatto online, sul sito governativo loro, l'ho pagato. Dopo 15 giorni, loro mi hanno mandato in Italia il permesso loro, cioè dagli Stati Uniti mi hanno mandato il permesso loro qui, e io già avevo via mail il cartaceo per poter pescare, fatto online. Qua, cioè, io se devo portare un inglese, un tedesco, uno spagnolo a pescare, vuole venirmi a trovare, vuole andare a pescare qua, devo fargli fare la tessera FIPSAS, il tesserino segna catture, il versamento, il documento di ENCE, che fa la pesca. No, ma difatti devo... è ridicolo. Tu vai in Slovenia, io con l'app mi faccio il permesso di 3 giorni per l'Unez o per la Savinia o per qualsiasi fiume voglia andare, e ce l'ho online. Mi faccio l'albergo, lo prenoto online, l'autostrada, la famosa targhetta, vignetta, me la faccio online. Quindi io da casa mi sono già prenotato la mia pescata. Dopodiché, quando vado sul fiume, il guardiapesca, in Unez, mica, sa esattamente quanti siamo. E se ce n'è uno in più, comincia a dire, quello è Roberto, quello è Gabriele, quello chi diavolo è? Fammi un po' vedere il permesso che c'hai. Ah, perfetto, grazie, arrivederci, grazie. Telefonino, non lenzuolo di carta stampato per distruggere alberi, no, telefonino, basta quello. Quindi anche la regione Lazio non si renda ridicola, perché io non posso andare a Bracciano a pescare con i lucci con mio amico Adriano Marini in mezzo al lago, che fa la guida di pesca professionista in regola, tra l'altro vedo arrivare la barchetta dei carabinieri che fanno il loro dovere, loro non fanno altro che il loro dovere, fanno certo. Rispettare le direttive che hanno ricevuto. Quindi loro sono esecutori di direttive e di ordini, che mi dicono, mi fa vedere il libretto delle catture, gli faccio, mi scusi, prima del libretto delle catture vorrà vedere se ho una licenza di pesca. No, quella non mi interessa. Dico, no, guardi, io gli faccio vedere il libretto delle catture, ecco qua, sono in regola, come te sono a posto. Ma parliamo di altro discorso, visto che siamo tutti rilassati. Ma sarà più importante che io abbia pagato la tassa governativa di licenza di pesca di un pezzo di carta in cui metto 000, metto solo 4. Esatto, perché è libero tutto. No, ma noi abbiamo come direttiva che se non avete il libretto di cattura dobbiamo darvi una multa. Ecco, guardi, purtroppo vi hanno riempito la testa di cose sbagliate. Non esiste al mondo il libretto delle catture, è una stupidaggine colossale. Ma poi vorrei sapere se le contano, cioè nel senso, ma ufficialmente contano, queste cose, ma cioè, io sono andato a riconsegnarlo, erano pieni di libretti là dietro, io ho detto a quella dell'ufficio, ho fatto, dico, ma li contate tutti le catture che ci stanno dentro la niene? Ma perché io faccio uno kill, quindi che ne sai quanti ne ho presi? Ma è semplicemente una delle operazioni che va smontata gradualmente, alcune regioni sono svegliate, altre non hanno il libretto delle catture, il Lazio è indietro da morire, con Massimiliano Ceccarelli dovevamo avere un incontro con il presidente della consulta regionale, mi sembra, poi è saltato e non se n'è più parlato, proprio per arrivare a questi argomenti e dire basta, la regione Lazio non può essere medioevo, perché abbiamo le acque, abbiamo i pescatori, siamo nella capitale, abbiamo gli stranieri che vengono.
Io comincio a fare delle guide di pesca con un'associazione di guide di pesca americana per i prossimi mesi. Porterò degli americani a pescare nelle nostre acque. Li porterò in Toscana, li porterò in Trentino, li porterò anche una volta nel Lazio. E nel Lazio già adesso devo cominciare a pensare, ma io devo fare il libretto delle catture? Ma io devo fare il versamento? E se vado nel no-kill devo fare anche il tessera FIPSAS più il permesso in no-kill, quindi quattro licenze? Ma questi mi Quello prendo che per diciamo che matto. è una Quattro. follia. C'ho la Treccani in tasca. Poi alla fine vai sul fiume, non mi ricordo se era dopo Ferragosto, c'era stato qualche picnic, qualcosa di tradizionale, comunque qualcosa di insopportabile, perché trovo montagne di immondizia, ragazzi che fanno il bagno nel fiume. Allora, se io sto pagando quattro permessi di pesca e sono in un no-kill, e non ci deve essere gente che fa il bagno nel fiume, e mi dispiace, non è accettabile, vanno a fare bagno da un'altra parte, perché io sono lì che pago per andare a pescare nel fiume. E quel fiume non è di tutti, quel fiume è di chi paga il permesso. Questo in sintesi estrema, come dobbiamo riappropriarci delle nostre acque, perché noi siamo quelli che garantiscono la vita del fiume. Detto questo, fine del pippone, diciamo così, No, ma fine del discorso. non è un pippone, è un punto di vista di innanzitutto un appassionato di tanti anni che ha vissuto tante situazioni e ha visto il degrado che c'è stato nel corso degli anni, e qua tralasciamo tutto il discorso livelli idrici, eccetera, perché là sarebbe un altro mondo da aprire da questo punto di vista. Io sono un po' preoccupato, perché anche come diceva, microfoni spenti, non vedo che direzione stiamo prendendo. Cioè, non c'è, a volte uso il termine, io sono anche un grande appassionato di calcio, no? E quindi uso un termine calcistico, non c'è progettualità, cioè non c'è una programmazione di quello, cioè non è che dici, sai, ok, abbiamo tolto tutte le specie alloctone, però stiamo lavorando, oggi accontentate, oggi prendete tutti i pesci così, perché domani questi pesci saranno così, ma saranno i pesci, non sto facendo manco questo, No, non non sto c'è facendo niente manco questo. esattamente, non c'è nulla del Perché genere. se io oggi metto le idee, quando anche fossero sterili, e mi domando, parentesi, siamo sicuri che questi pesci sono sterili? Cioè, vanno uno per uno a controllarle? O so come quelle del laghetto sportivo che le dicono sterili e poi dopo quando le prendi in mano non sono sterili? Oppure non mangiano, vai da quello del gestore e dici, ma com'è che girano questi pesci e non mangiano? Tu dici, ma stanno in frega, ma scusa, ma dovrebbero essere sterili questi pesci? Quindi, allora, controlliamo, premesso che ci fidiamo che siano sterili, ma se l'idea che io metto, e premetto che io non ho nulla contro l'idea, se è un pesce nativo, ok? E abbiamo esempi in Italia di pesci nativi, di idee che sono bellissime, alcune, per esempio sul sangro, mi viene in mente, ormai hanno preso il posto, il loro habitat nel sangro, tu prendi le idee che so delle potenze della natura, anzi per me a volte l'idea è anche più difficile da fare, da prendere, quindi è molto sportivo come pesce. Io parlo delle idee immesse pronto pesca, quando anche fossero sterili, ma tutto il lavoro in teoria che io ho fatto con le immissioni di avannotti, di scatole Vibert, tutto quello che abbiamo fatto per mettere i pesci, queste qua dovranno nutrirsi. E l'idea di default è un pesce forse per certi aspetti anche più predatore della fario. Quindi quando trova un pescetto così, quella se lo mangia, giustamente, Certo. perché è la sua natura. E questo chi lo controlla? Certo. Cioè, Infatti è un quando andiamo a fare il discorso prelievo delle pericoloso. ridee, non prelevano anche altri pesci? Cioè. Assolutamente. Soprattutto se c'è la possibilità di usare esche naturali, quindi non c'è selezione, non c'è comunque selezione, a prescindere. Però diciamo che se peschi a mosca e le fario stanziali se ne stanno tranquille sul fondale, le ridee sono attive perché hanno bisogno di mangiare di più, probabilmente vai sulle ridee e lasci in pace. Con le altre tecniche di pesca ripulisci tutto, prendi tutto. E questo è il discorso. Abbiamo fatto questa parentesi doverosa, perché poi io ho un nervo scoperto su questa cosa qua. Però, come spesso accade, adesso lascio spazio alla parte finale di questa nostra registrazione molto molto interessante, alle domande che ci ha fatto qualcuno sul web. E quindi Roberto non sa quali sono le domande, però non ci sono domande particolari da questo punto di vista. Parto dalla prima domanda che ci ha fatto Daniele Bologna, che ti ha chiesto: ciao Roberto, la cattura che ti ha emozionato di più, a prescindere da specie e taglia, qual è stata? Non è facile, non è assolutamente. Quella che a me è impossibile dirlo perché ho pescato dappertutto e quasi tutte le tecniche tranne una. Non ho pescato rubuasiana in vita mia e probabilmente l'unica che non farò mai. Diciamo che mi viene in mente il temolone dell'altro che abbiamo visto prima in fotografia, è sicuramente un qualcosa che mi ha colpito. Il primo squalo grande
che ho preso, anche quello filmato, che mi ha veramente rotto la schiena in due, e sicuramente un'orata gigantesca che presi alla Giannella, un pesce da quasi 5 kg con il rotante e l'intrecciato. Quindi avevo per fortuna 20 metri di nylon, e stavo girando all'epoca i video per Pesca TV e agganciai questo mostro, e veramente eravamo tra l'altro sotto Natale, quindi qui ha fatto una fine decorosissima, dignitosissima, certo, quel pesce. E probabilmente questi sono tre tra i tanti pesci che mi hanno emozionato. Un lucio gigantesco, un 118 che ho preso a Yellowknife di fianco alla tana di un castoro, un 124 che ho preso al salto col jerk, che è inaspettato, un pesce del genere colossale, 124 centimetri, il mio record personale, clamoroso, la cappa da 25 che ho preso a galla sotto Ponte Vecchio, davanti ai giapponesi, che quando mi hanno visto ribellarla, mi hanno fatto milioni di fotografie, mi hanno applaudito tutti quanti contenti con le loro manine, tutti così, fighissimo, una cosa, un trionfo proprio. Questo è sicuramente. Che spettacolo. C'è poi, ragazzi, si chiama Beckhart, ho cercato, dico la verità, ragazzi, quando scrivete le domande sui social, mettetemi il nome, perché se poi avete un nick sui social, io non so nemmeno come chiamarvi. Ora, sono andato sul profilo di questo Beckhart e non c'è il nome, quindi non c'è il nome. Comunque, il Beckhart ci chiede: consigli sulla pesca a mosca in mare, da riva, dagli scogli poco lontani con acqua profonda 3-4 metri. Porca miseria, stai scegliendo una tecnica di pesca forse la più difficile tra tutte, cioè proprio l'apice dell'apice dell'apice della piramide della pesca, perché la pesca in mare, cavolo, presenta tante difficoltà. Guarda, io l'esperienza che ho fatto nelle nostre acque l'ho fatta nelle foci del fiume Fiora, a Montalto di Castro. A Spigole. Dove ho vidi delle bollate, vedi qui vicino, vidi delle bollate... e montai, perché avevo visto altri farlo con la bombarda, montai una canna coda 8 e praticamente delle striscioline bianche che simulavano delle cechette, delle anguilline bianche ancora, nello stadio larvale quasi, e con quelle presi non soltanto qualche spigola, non grosse, ma presi dei sugarelli, perché bollavano alternativamente sulle cechette sugarelli e spigole. E la stessa cosa mi è caduta a farla qualche anno fa nelle foci dalla parte di Fiumicino del Tevere. Anche lì trovai una situazione di... devo dire che un moschista che si presenta in mezzo ai bolognesari suona veramente strano. Però uno se ne frega. È una pesca molto... Allora, in realtà la domanda è molto, forse anche fin troppo generica, perché bisogna vedere innanzitutto il contesto dove uno sta pescando, se è in mare aperto o è scogli vicino a una foce, eccetera. Bisogna vedere che specie sta insidiando, se puoi lanciare sul periodo di serra e quindi richiede un certo tipo di recupero, se stai lanciando sulle spigole, cioè è una domanda. Quando fate le domande, ragazzi, fate le domande in maniera più precisa possibile, perché altrimenti è veramente difficile rispondere alle domande in maniera dettagliata, perché come ha detto giustamente Roberto, è difficilissimo. Io reputo la pesca in mare a mosca in queste condizioni una delle più difficili pesche che possano esistere. Assolutamente. Ci sono talmente tante variabili, è proprio, cioè, è impossibile dare una risposta dettagliata. Però sì, la prima è il vento. Già ci abbiamo una limitazione di distanza di lancio, per quanto noi possiamo essere lanciatori straordinari, eccezionali, esagero, 20 metri. Già oltre i 20 metri, se c'è un filo di bava di vento, cominciamo ad avere grandi difficoltà. Poi dobbiamo avere il basket. Senza basket, scordiamoci di pescare in mare. E già imparare a mettere la coda dentro il basket affinché durante il lancio tiriamo fuori la coda in modo pulito è un'altra impresa. Poi abbiamo quel range. Allora, una cosa è farlo dalla barca. L'ho fatto, sono andato a Lampugene sui Cannizzi l'anno scorso, li ho presi due o tre pesci a spinning, ho detto basta, spinning stop, sono contento, la cena ce l'ho, adesso caccio fuori la canna da mosca, ho montato degli streamerini, ho preso una Lampuga spinning, fantastico, cioè vale 10 volte quelle che ho preso a spinning, ma una. E mi sono accorto che comunque chiaramente le limitazioni, il nostro non è un mare molto da mosca, hai delle possibilità
sulle spigole, sui suerelli, se sei fortunato, scogliera, occhiate, serra, lecce, qualche pesce ce l'hai. Ma insomma, sono situazioni particolarmente favorevoli. Dalla spiaggia, ad esempio, l'ho fatto una sola volta, poi ho rinunciato perché ho visto che era veramente difficile. E poi comunque, insomma, facendo tante tecniche di pesca devo anche operare delle scelte. Certo. È chiaro che se vai con una, su 5 metri di fondale devi andare giù, ma giù sei ancora più limitato perché hai comunque una coda affondante, devi recuperarla, non è facile tirarla fuori dall'acqua, hai tanti fattori che nella pesca normale in mare, nei paesi in cui la pesca a mosca in mare è tradizione, non possono essere i Caraibi, certe zone dell'Africa o gli Stati Uniti, è un discorso. Lì peschi dalle barche, peschi in wading e in acque basse, è molto più facile, da noi è veramente difficile. Concordo. Angelo ci chiede: hai viaggiato in tutto il mondo, hai fatto avventure da brividi, qual è però, se dovessi scegliere, il tuo posto del cuore dove pescare? Posto del cuore dove pescare? Dove torno più volentieri? Allora, non è facile anche qua dirlo, perché appunto ho pescato in tanti posti. Diciamo che all'estero mi piacerebbe, intanto il prossimo, che è la Patagonia, sicuramente è quello che mi appassiona di più. Guarda, è Drave Rienza, per quanto riguarda le trote, Drave Rienza, quindi Pusteria, dove sono nato come pescatore di trote, e Centro Italia, l'Aniene, perché ormai l'Aniene è diventato parte integrante del mio modo di pescare, e torno molto volentieri in Tailwater, che per me è stata una scoperta fantastica, anni che ne sentivo parlare, poi un bel giorno decisi di andare in Tailwater, dicevo vabbè, sto passando qua vicino, c'ho la canna da mosca, c'ho i waders, diluvia, ma chi se ne frega, fammi vedere che cosa succede nel Tailwater. Vado su quel Tailwater, quelle 3 ore che ho pescato ho preso 20 pesci a secca, dico non è possibile, io mi sono perso tutto questo per tutti questi anni. Poi ho preso anche dei temoni, dico siamo fuori dalla grazia di Dio. Oggi purtroppo quelli in Tailwater non ci sono più, e devo dire quest'anno mi ha appassionato nuovamente il nera mi è piaciuto tanto, trote piccole, corrente fortissima, secca, molto difficile per certi versi perché incappucciato negli alberi, queste sono le acque che mi hanno emozionato nella pesca a mosca. Poi in altri settori di pesca veramente ce ne sono altre, la graziosa per il surf casting e gli squali, rock fishing, può essere chiaramente lo Sroques Venezuela per la pesca a mosca in mare, e un po' anche la Guadalupe, ma chiaramente lo Sroques è un fuoriclasse totale nella pesca a mosca. Gli Stati Uniti, l'Everglades, tornare nelle Everglades sarebbe bellissimo, è molto difficile perché lì praticamente sei in un ambiente dove ti puoi trovare un coccodrillo, puoi tirare su un coccodrillo, c'hai i pitoni che purtroppo hanno invaso l'Everglades, ma c'hai anche i tarpon e gli snook, un pesce che io amo perché è veramente di una violenza inaudita, è lo snook, che ho preso poche volte nelle varie volte che sono andato a pescare all'estero, anche per ragioni di lavoro, perché il mio lavoro mi ha portato per fortuna in posti dove atterrando rimanevo lì qualche giorno e potevo andarmene a pesca, quindi snook, bonefish, questi sono, diciamo che ce ne sono vari, è difficile. Ogni posto ha il suo fascino, che poi secondo me dipende molto anche dai ricordi che uno associa ai posti, no? Esatto. Ogni posto ti ricorda una cosa, magari ecco, ti ricordi quel temulo in Unec perché ti ha fatto questa cosa qui, ti ricordi quel Lenok in Mongolia magari perché sì, era difficile, però quando l'hai preso ti ha causato quella soddisfazione, cioè è difficile, sempre molto difficile fare una cernita. Tanti anni di pesca, prego. No, vai. No, dico, tanti anni di pesca ti portano appunto ad aver visto tante acque, il primo squalo grande oppure uno squalo gigantesco che ho preso, un pesce da forse 150 kg che ho preso da una scogliera, un giorno in cui non dovevo pescare, un giorno in cui ero a Capoverde, a Isola del Sale, stavo facendo una passeggiata, andando a salutare degli amici, non avevo voglia di pescare, ma avevo la canna da surf potentissima da squali in macchina, e a un certo punto mentre cammino sulla scogliera per raggiungerli vedo sta pinnona enorme che esce dall'acqua e continua a rimanere lì in zona, corro, mi faccio dare immediatamente un occhio largo, una specie di sugarello, prendo un palloncino, lo gonfio al volo per farmi da galleggiante, c'è un cavetto d'acciaio, lancio questo palloncino da bambini, e c'avevo una telecamera vecchia, la do alla persona che era con me e dico
riprendi tutto, vediamo che succede. Aggancio sto pesce pazzesco, gigantesco, un mostro, più di 2,60 m di pesce, una cosa spaventosa. Lo combatto, mi faccio aiutare intanto degli amici che erano arrivati, gli mettiamo la coda sulla coda, gli mettiamo una cima, lo trasciniamo a terra, era una femmina gigantesca, veramente aveva un diametro enorme, un pesce, io lo stimo 130 kg, poteva essere 110, 150, non ne ho idea, ma mettiamo un valore mediano, enorme, 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 poi chiaramente rilasciato, con non poche difficoltà in mezzo alle onde, quello è stato un pesce pazzesco. E c'ho anche questo, un filmato vecchio che ho messo sul mio canale YouTube, molto amatoriale ovviamente, fatto da un non professionista. Vabbè, però guarda che a volte sono i video che piacciono di più, perché sono quelli, sai che cosa? Qualche anno anch'io che lavoro con la televisione, quindi in televisione è televisione, nel senso che comunque sei portato a dover fare un certo tipo di lavoro. A volte i video più belli per certi aspetti si vedono anche qui su YouTube, dove la qualità probabilmente per molte circostanze, sicuramente in molti casi, è molto più bassa della televisione, però è un po' più, tra virgolette, genuino, un po' meno costruito spesso, e quindi questa è una cosa che so che piace anche alla gente. Sono belli tutti e due, secondo me, non c'è meglio uno o l'altro, però è anche bello questa cosa qua. Tra l'altro vi ripeto che metto qui sotto in descrizione il link al video, al canale YouTube di Roberto, quindi potete andare tranquillamente a farvi tutti gli affari suoi, a vedere tutte queste storie che vi ho raccontato. Ti faccio l'ultima e chiudiamo in bellezza: quando e se esce la terza stagione di Destinazione Pesca? Allora, l'ha fatta Giacomo Graziani. Grazie Giacomo, è stata una trasmissione che ha avuto un successo incredibile, mostruoso. È nata Destinazione Pesca, l'ho scritta io, con chiaramente Giornata Policchi. Era nata per andare su un canale, il canale di Agostini, Alfa. Il primo anno è andata in questo canale digitale terrestre, quindi visibile a tutti. Avevamo pronta la seconda edizione era pronta ad andare a dicembre, e il canale è stato venduto da De Agostini, è diventato un canale di motori. Però De Agostini ci disse: vabbè, non vi preoccupate, perché li mettiamo tutti quanti su Amazon Prime. All'epoca lo sponsor, che era l'azienda Trabucco, anzi Roberto Trabucco in persona, si arrabbiò tantissimo. E dice: guarda Roberto, che ci hanno fatto un favore enorme, perché ci hanno messo su quello che è una delle piattaforme più grosse al mondo. E quando abbiamo visto, dopo un annetto circa, i risultati di visualizzazione, stiamo parlando di miliardi di minuti e di ore di visualizzazione, miliardi, non milioni o centinaia di migliaia, e ci sono cascate letteralmente le braccia, dico: ma porca miseria, trasmissione che è costata pochissimo. Siamo andati all'attacco per cercare di fare una terza serie. Se non riesco a riportare Destinazione Pesca, sto lavorando, sto convincendo dei personaggi della televisione. Parlavo proprio stamattina con uno di questi, che lavora per il canale 9, ha un programma, svariati programmi, anche ieri sera era in televisione sulla Rai, perché è un appassionato di pesca. Tra i grandi personaggi della televisione ce ne sono tanti appassionati di pesca. Faccio dei nomi: Carlo Conti, sì, mega appassionato; Marco Masini, il cantante, mega appassionato; Paolo Conticini, l'attore, mega appassionato; Andrea Perroni, conduttore radiofonico, mega appassionato. Tutte persone che io ho il piacere e la fortuna di conoscere, e con loro sto cercando di vedere di arrivare a proporre queste idee. Ci siamo sempre arrivati a un millimetro. Eravamo riusciti ad arrivare a Italia 1, eravamo riusciti ad arrivare alla 7, e poi all'ultimo, quando andiamo a chiedere la sponsorizzazione, il supporto economico nel mondo della pesca, ci sentiamo mettere dei paletti che ti fanno cascare le braccia. Non è stato il caso di Destinazione Pesca, perché un'azienda ha pagato tutto, pagò tutto, però non se l'è sentita di continuare, e ne ha tutta la facoltà. E no, però dovresti mettere una puntata dedicata al match fishing, una puntata dedicata alla pesca con la Roboseno, una puntata dedicata alla Bolognese. Dico: ragazzi, con tutto l'apprezzo e l'amore che voglio, che ho nei vostri confronti, che siamo tutti nati con quegli attrezzi, ma se io vado su un canale generalista e voglio raccontare la pesca, le bellezze della pesca, tutto faccio fuorché chiudimi in un laghiere, in un carpodromo. C'entra niente il carpodromo, non è quello. Io voglio far vedere un bel fiume, un bel torrente, un bel lago, raccontare una storia, raccontare un ambiente, raccontare la storia di quel posto, la natura di quel posto, la cucina di quel posto. Non mettermi lì con una canna lunga 10 metri che non usa più nessuno per pescare delle carpe in un laghetto a pagamento. Non è questa la pesca che voglio far vedere. Io voglio far vedere la pesca, raccontarla, e attraverso questo strumento
tutta la pesca ne va a beneficiare, indirettamente o direttamente, anche la tua rubasena, la tua bolognese, il tuo match fishing, il tuo feeder, anzi la tecnica che porterai in televisione. Purtroppo non si può fare tutto quanto di pesca a mosca. Abbiamo un sogno, Mauro Raspini e io. Mauro Raspini è l'autore di questo libro, Fly, che secondo me è uno dei libri più incredibili che siano mai stati scritti al mondo nella pesca a mosca, perché è talmente dettagliato. Stiamo parlando di un genio. Mauro Raspini. Istrionico. 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 Personaggio eccezionalmente particolare. Nella sua genialità è appunto un genio. E il nostro sogno è quello di raccontare la pesca a mosca. Ma come? Perché il lavoro che fa Gabriele, che faccio io, che fa Matteo De Falco, che fa Sensidoni, che fanno altri, che raccontano la pesca a mosca, è purtroppo all'interno dei canali specialistici. Non abbiamo la possibilità di uscire da questi canali. Noi vogliamo uscire, come è successo in Destinazione Pesca, fuori, andare in altri ambiti e scoprire che c'è la gente che ha fame di vedere queste cose. La massaia che sta stirando a Vigevano, come si dice, quando vede un programma in cui c'è questo signore di mezza età, che sarei io, che racconta che la Val Trebbia è la valle più bella del mondo, ma non l'ho detto io, ma l'ha detto Ernest Hemingway, che era corrispondente di guerra della Seconda Guerra Mondiale a seguito dell'esercito americano, dice: ah, però, fammi sentire un po' il resto della storia. Ah, che bravi come trattano bene questi pesci. Ah, che bella tecnica di pesca. Ah, che bei ristoranti e che begli alberghi. Quando la pesca capirà questo, quindi le aziende che ci aiutano capiranno questo, forse torneremo a fare Destinazione Pesca. Io comunque ci sto provando, in tutti i modi, perché voglio uscire da questi contenitori che sono meravigliosi. Pesca TV, Italian Fishing TV, sono i contenitori nostri della pesca, YouTube, cioè, per andare in chiaro e far vedere la pesca per quello che è in tutti gli altri paesi del mondo. Siamo gli unici che non hanno programmi di pesca in chiaro di alto spessore. Quindi invidio da morire gli altri. Che poi sia io, sia Gabriele, sia Matteo, sia quell'altro, poco importa. L'importante è che ci riusciamo. Concordo. Ed è una battaglia che ho portato avanti io in altri campi, in altri settori, in altre modalità, però capisco perfettamente quello che tu dici, perché il pensiero mio è lo stesso tuo. Quindi se hai riscontrato difficoltà tu da questo punto di vista, sicuramente immagino quante ne posso aver riscontrato io negli anni, perché ho avuto lo stesso identico pensiero tuo. Quindi io ho girato anche produttori, eccetera, per cercare di arrivare in chiaro su questa cosa qua, perché ovviamente è diverso anche il bacino di utenza che si ha avendo in chiaro una cosa anziché a pagamento. Ben vengano le trasmissioni tematiche, i canali tematici. È giustissimo che esistano i canali tematici, perché vai solo verso chi ti interessa quel discorso là, però se uno vuole allargare, e anche per un discorso sociale, cioè rendere più sensibili tutti nei confronti dei fiumi e nei confronti dei corsi d'acqua, e capire che cavolo sta facendo quello che non è uno scemo che sta in mezzo all'acqua, ma ci sta tutta una preparazione dietro, c'è un mondo dietro, questo renderebbe più sensibile. Diciamo che voglio fare un paragone un po' forte, e non utilizzerò i termini che voglio utilizzare. Oggi, quando si è trattato di sensibilizzare l'opinione pubblica nei confronti di determinati argomenti, si è scelto di inserire determinati personaggi o determinati argomenti a nastro dentro le serie TV, eccetera. Non vedo perché, per poter sensibilizzare anche l'opinione pubblica nei confronti del rispetto alla natura, della pesca, tutto quello che genera l'indotto della pesca, che per quanto piccolo può essere, comunque c'ha il suo motore, non vedo perché non si possa provare a farlo anche inserendo la pesca in chiaro, come ha detto Roberto. Quindi Roberto, certo, da questo punto di vista, chapeau, spero. Ma guarda, che è molto semplice, è molto semplice. Tu ti accorgi di quanto Destinazione, mi accorgo di quanto Destinazione Pesca, me lo diceva anche Marco Iseppi, che in molte puntate è stato con me, e Jonathan, che è dietro le camere, quindi è meno visibile. Io vado in un rifugio in Val Gardena, dove faccio un maestro di sci, sono vestito da maestro di sci, sto facendo lezioni di sci, sono lì fermo, arrivano quattro ragazzi e mi dicono: ma tu sei Roberto di Destinazione Pesca? Vado nel bar Tal Detali, oh, ma io ti vedo sempre in televisione su Prime, e qui, e su e giù, e ma succedere, mi hanno fermato a Madrid, mi sono sentito chiamare da 4-5 persone: Roberto, come? Mi sono girato, tu sei quello che fa i filmati di pesca per la televisione. Allora vuol dire che la visibilità è extra pesca, perché le persone che mi hanno fermato non erano pescatori. Qua dove abito io, nel mio quartiere,
sacco di gente mi ha visto. Oh, ti ho visto in televisione. Ho visto quel programma che c'è quel dentice enorme in mano. Che figata, bellissimo. Ma tu vai a pesca? No. Però mi è piaciuto vederlo uguale. Ah, grazie, fantastico. È questo, vero. Questo il discorso. È solo questo. Il resto sono tutte chiacchiere. Va benissimo. È stato un enorme piacere. Sarei ore ad ascoltarti altrettanto, come tanti ospiti che ho avuto qui, perché ognuno di voi porta la propria esperienza, il proprio punto di vista, che poi se vado a guardare alla fine, come ho detto prima, convergono tutti verso la stessa cosa, quindi è una cosa bella, e spero che questo piccolo spazio possa essere utile in futuro per il bene della pesca, anche in ottica di più giovani che possono avere le giuste radici e avere le idee un po' più chiare. Vi ripeto, qui sotto nella descrizione del video vi metto tutti i link di Roberto, mettete un bel like al video se vi è piaciuto, qualora non l'abbiate già fatto vi iscrivete al mio canale YouTube, perché no, anche a quello di Roberto, dove mette le sue avventure extra telecamera, quindi avventure un po' più easy e più, diciamo, intime. Da questo punto di vista intime, mettiamo questo termine qua. Roberto, grazie. Davvero. Grazie a te Gabriele, grazie a tutti gli amici che hanno avuto la pazienza di ascoltare le cose che abbiamo detto, grazie veramente per la qualità del tuo modo di il tuo modo di porti nel mondo della pesca. Mi fa veramente piacere considerarti un mio amico e essere tuo amico. Grazie ancora. Onorato. Grazie mille, alla prossima.